Allora, iniziamo col puntualizzare un pochino di cose che possiamo praticamente fare usando le tabelle che abbiamo introdotto lunedì, le liste di liste che per comodità nostra chiamiamo tabelle, no? Io ho provato a inserire a mano in un programmino, per evitare di fare le input noiose, il contenuto di questa slide. Questa slide contiene sia un elenco di stati sia l'elenco di medaglie che questi stati hanno vinto. La tabella numerica, che è questa qui, è quella che ci dice il numero di medaglie, dove la riga rappresenta una nazione e la colonna rappresenta un tipo di medaglia. Però non ci dice quali sono le nazioni. Le nazioni le ho dovute memorizzare, definire in un'altra lista. No? E quindi qua io mi sto facendo la scelta di dire che la nazione, le medaglie, o meglio, l'indice nella lista medaglie corrisponde all'indice nella lista nazioni. Dove corrisponde, cosa vuol dire? Vuol dire che le medaglie vinte dalla nazione, nazioni di I, sono elencate nella riga medaglie di I. Questa è una cosa che so solo io. Ho una tabella di 8 righe e 3 colonne, ho una lista di stringhe di 8 elementi e sono io che so che la terza riga della tabella medaglie corrisponde, la terza riga che è questa qua, quella di indice 2, corrisponderà alle medaglie della Germania. Non c'è nulla né nel codice, né nelle liste, né nei dati che mi obblighi, no? O che faccia capire che c'è questa correlazione. Sono io che scelgo di memorizzare dati così e dovrò gestirli nel modo corretto. Okay? In qualche modo stiamo creando delle strutture dati che io chiamo parallele. Cioè strutture dati indipendenti, ma che hanno lo stesso numero di elementi e i cui indici in qualche modo vanno a pescare dati collegati tra di loro. Questo è un modo di gestire le informazioni che funziona, per carità, lascia un po' al programmatore questa responsabilità qua, di garantire che queste due liste, che di per sé sono due strutture dati indipendenti, in realtà siano allineate. Poi vedremo come fare in modo invece di mettere tutte le informazioni in una struttura dati unica, che però sarà più complessa rispetto a una tabella perché dovrà contenere dati di tipo diverso, stringhe, numeri, in modo un pochino più descrittivo. Ma a questo ci arriviamo. Per ora, per oggi, ci basta così. Allora, come possiamo fare per... Facciamo qualche operazione semplice. Prima di tutto, stampiamo l'elenco delle medaglie vinte da ciascuno Stato. L'elenco delle medaglie vinte da ciascuno Stato. Allora, non possiamo ovviamente fare print medaglie, cioè, potremmo, ma sarebbe bruttissimo cosa che esce fuori, perché verrebbe fuori questo, con tutte le virgole e le parentesi che non ci piacciono, ma soprattutto mancano i nomi delle nazioni. Quindi i dati li ho sotto forma tabulare, ma quando li devo tirar fuori, ad esempio per stamparli, dovrò andarmi
a fare, ricordate gli esercizi che facevamo all'inizio dove bisognava stampare il quadratino con gli asterischi o cose di questo genere? Beh, qua siamo. E quindi vorrà dire che noi dovremmo stampare per ogni nazione il nome della nazione seguito dai due numeri. Quindi avremo un indice che va per tutte le nazioni e dovremo stampare la nazione, dunque nazioni di, su un certo numero di caratteri, che ne so, mettiamo 20, vediamo se basta, e mi stampa l'elenco delle nazioni. E poi a fianco dovrò stampare i valori delle medaglie. Quindi qua faccio in modo di non andare a capo, perché poi a fianco ci devo stampare il numero di medaglie d'oro. Il numero di medaglie d'oro cosa sarà? Sarà preso da medaglie di 0. Magari mettiamolo su due caratteri. E la stessa cosa, argento e bronzo. E poi, vabbè, dovrò andare a capo. Allora, qui mi accorgo che Stati Uniti d'America è troppo lungo, quindi 20 caratteri non mi bastano, mettiamone 25. Così. Quindi cosa ho fatto? Vabbè, ho dovuto stampare ciascun singolo valore dentro un ciclo o dentro una coppia di cicli annidati se le colonne fossero in numero variabile e non esattamente 3. Ho usato un indice I e se vedete sto indicizzando sia la nazioni, cioè la lista di stringhe, sia la riga delle medaglie con lo stesso indice I. Sto andando avanti di pari passo. Per come le ho costruite, entrambe queste liste, la lista medaglie e la lista nazioni, hanno entrambe lo stesso numero di elementi. Questa ha 8 righe e questa ha 8 stringhe. Infatti quando io ho scritto range di len nazioni, avrei potuto benissimo scrivere anche range di len di medaglie. Tanto sono due numeri che devono essere uguali. Se non sono uguali ho fatto qualche casino io prima. Ok? Quell'indice mi, diciamo, elenca tutte le celle di una lista o dell'altra, ma entrambe hanno gli stessi insieme di indici. Ok? Proprio perché le sto gestendo in parallelo. Ok, questo era stato facile. Adesso, se mi chiedessero quale nazione ha il massimo numero di medaglie d'oro, come facciamo a farglielo calcolare? Allora, dovremmo calcolare un valore massimo tra i numeri presenti nella prima colonna. Questi numeri presenti nella prima colonna saranno ovviamente sparsi nella matrice, nella lista di liste, come primo elemento di ciascuna lista secondaria. E vabbè, andiamo a prendere e vediamo qual è più grande. Quindi andiamo a calcolare il massimo di una serie di valori che conosciamo, quindi diciamo il valore, questo è un po' quello che abbiamo fatto negli ultimi minuti della scorsa lezione, valore massimo, prendiamo un valore sicuramente non valido, minore dei valori che
stiamo considerando e andiamo a questo punto a iterare su tutte le nazioni, range di len di medaglie, e vediamo se questa nazione iesima ha preso più medaglie del valore massimo che ho visto finora, quindi if medaglie della nazione iesima d'oro, 0 mi serve per prendere il primo elemento, se fosse maggiore del valore massimo che ho incontrato finora, allora aggiorno il valore massimo a questo valore qui. E alla fine potrò dire il massimo degli oro, delle medaglie, max medaglie d'oro, 2 punti, valore massimo. In questo caso mi dirà che il numero massimo di medaglie d'oro è 3. Io però, no, è giusto perché è il numero più grande che trovo sulla colonna 0. Qui ho dovuto andarmi a estrarre i valori che mi servivano nelle posizioni giuste della matrice, scandendo le righe con ciclo for e prendendo la singola colonna. Non mi sta dicendo qual è la nazione che ha queste 3 medaglie. Come posso fare a estrarre la nazione? Beh, dovrò ricordarmi non solo il valore massimo, ma anche la posizione in cui ho trovato questo valore massimo. Perché quando io eseguo questa istruzione, vuol dire che ho trovato un valore che è migliore del precedente. Allora, oltre a ricordarmi qual è questo valore, conviene che mi ricordi anche dove l'ho trovato. La posizione in cui si trova questo massimo, che sarà uguale a i, all'indice in cui ho trovato quel valore. E quindi qua potrò aggiungere per la nazione postmax. Vabbè, in realtà non postmax, che è l'indice della nazione, ma voglio mettere il nome di questa nazione. Quindi lo userò come indice nazioni di questo. Quindi massimo medaglie d'oro, 3 per la nazione Russia, che guarda caso è giusto. Quindi cosa ho fatto qua? Mentre calcolavo il massimo mi sono tenuto traccia della posizione in cui questo massimo è stato trovato. Questa posizione cos'è? Non è altro che l'indice della cella in cui ho trovato il valore 3. Quindi è un indice dentro la lista medaglie. E se guardate, io questo indice lo sto usando come indice dentro la lista nazioni, sfruttando questo parallelismo tra le due liste di cui stiamo parlando. Ok? E se io volessi modificare questo chiedendo quale nazione è il numero massimo di medaglie totali? Il numero massimo di medaglie totali vorrà dire che dovrò prima di tutto calcolare il numero di medaglie totali e poi fare il massimo di questo. Allora avrò un blocco esattamente uguale a questo, dove ciò che cambia è solamente questa parte qui. Cioè un meccanismo uguale in cui vado a prendere nazione per volta e di ciascuna calcolo il massimo di un valore specifico della nazione, questa volta non è più il numero di medaglie d'oro, ma il numero totale di medaglie. Che posso calcolare semplicemente facendo la somma delle medaglie di quella nazione. Sia qua che qua, ovviamente. Cosa fa questa istruzione? Medaglie è la lista di liste. Medaglie di I
seleziona una riga e quindi a sua volta è la lista delle tre medaglie di quella nazione, ma è una lista di numeri, faccio sum e mi fa la somma dei numeri che sono lì dentro. Quindi sono stato fortunato perché in questo caso avevo già una funzione che mi permetteva di fare la somma che mi serviva. Il resto del ragionamento è lo stesso. Quindi il massimo medaglie totali, chi ce l'avrà? Sempre la Russia in questo caso, perché sono 5, 3 più 1 più 1, ed è giusto. Ma proviamo solo a modificare un dato per vedere, mettiamo un 6 qua. Ok, se modifico un dato effettivamente mi calcola un valore diverso. No, l'ho fatto perché visto che mi ha dato due volte lo stesso risultato mi è venuto un po' il dubbio, il sospetto, dico ma magari non ho modificato le variabili, sta usando ancora i valori vecchi, no, no, li sta ricalcolando correttamente, semplicemente la risposta è uguale. Possiamo scrivere questa cosa, calcolare queste operazioni con un modo un pochino più compatto? Cioè, ad esempio, tutto questo ciclo for mi calcola un max. Okay? Noi abbiamo una funzione max, che data una lista mi dice qual è il valore massimo. Ma noi non abbiamo una lista né che contenga le medaglie d'oro, né una lista che contenga le medaglie totali, perché questi valori li abbiamo ma non sono tutti in una lista, sono in varie posizioni diverse di liste diverse. Quanto sarebbe difficile costruire una lista che contenga solo le medaglie d'oro? Facile, basta che noi iteriamo sulla matrice medaglie e andiamo a fare append ogni volta del valore 0, ma a questo punto avremo di nuovo 3-4 righe di codice, non cambierebbe nulla. Però lo potremmo fare, abbiamo incontrato la volta scorsa le comprehension, e questo è un tipico caso in cui è facile calcolare questa lista che contiene le medaglie d'oro semplicemente con una comprehension. Costruiamo una lista che contiene dei valori presi da un'altra, dall'elaborazione di un'altra lista. Allora, qual è la lista da cui prendiamo? Ovviamente dalla medaglie. Prendiamo, medaglia è una lista, quella grande, non la lista di liste. Prendiamo una dei suoi elementi, uno per volta, quindi med in medaglie, medio una variabile di comodo, una variabile interna, che assumerà il valore medaglie di 0, medaglie di 1, medaglie di 2, medaglie di 3, quindi ogni volta med assume una riga. Med è una lista di tre elementi, che sono le liste della tabella precedente. E di questa lista di tre elementi, qual è il valore che io devo usare per costruirmi la mia lista di ori? È il primo, med di 0. Cioè, cosa sto costruendo? Sto costruendo questa lista che in un'unica lista contiene i dati di quella prima colonna, che in realtà erano sparsi in tante liste diverse. Li costruisco facendo un'elaborazione di ciò che c'era nella tabella medaglia. A questo punto, una volta che ho questa lista, posso calcolare max. Il max di questa lista sarà 3, ma a questo punto è una lista di interi. La posizione del max un po' meno, perché non me la dà la funzione max. Però quello che potrei dire qua è
che il valore del massimo lo posso ottenere semplicemente maxi medaglie oro, e la posizione del massimo la posso usare, la posso ottenere facendo una ricerca all'interno della lista, no? Medaglie oro punto index del valore massimo. Quindi posso stampare esattamente la stessa cosa identico, ovviamente mi tira fuori gli stessi valori, calcolandoli, lavorando se vogliamo a un livello di astrazione leggermente superiore. Cioè non mi vado a fare i confronti tra i singoli valori o estrarre i singoli valori, ma prendo una lista, la trasformo in un'altra lista, calcolo un massimo, faccio una ricerca dentro una lista. Cioè usiamo delle operazioni di livello superiore che non il singolo dato, operazioni che lavorino sull'intera lista. E se dobbiamo fare cose semplici non è che ci guadagniamo tanto, però per fare cose più complesse è più facile pensare, trovo la posizione del massimo piuttosto che non faccio un ciclo for che potrei sbagliare o due variabili di comodo in più. E la stessa cosa la potrei fare anche sulla parte del massimo, perché a questo punto nessuno mi vieta di costruirmi una lista che sia la medaglia totali calcolata semplicemente come somma dei valori dell'array di tre elementi, e quindi posso stampare esattamente la stessa cosa, un altro modo di calcolare la stessa cosa. Qui anche qua in una comprehension mi sono costruito la lista che mi serviva. Questo qua non gli ho dato un nome, medaglie totali, medaglie oro, ma molte volte si poteva evidentemente scrivere max tra parentesi, comprehension, che mi crea la lista di cui voglio calcolare il max. Molte volte è più comodo andarsi a selezionare i dati che mi servono, mettere in una lista temporanea, fare l'elaborazione che mi serve e poi, senza necessariamente avere una variabile intermedia, che qua ovviamente ci fa comodo per due motivi: uno perché stiamo imparando passo passo, e l'altro perché in realtà questa variabile la stiamo usando due volte, non una volta sola. Quindi sarebbe stupido creare due volte la stessa comprehension. La creo una volta e mi salvo il valore nella variabile. Quindi giochiamo un pochino con queste liste, dobbiamo imparare un po' a vedere le operazioni che riusciamo a fare. Una domanda più difficile è: qual è la medaglia più vinta? Cioè, in totale ho dato più medaglie d'oro, più medaglie d'argento o più medaglie di bronzo? In totale. Questo mi dice che in qualche modo dovrò trovare un modo facile di calcolare il numero totale di medaglie d'oro. E cos'è il numero totale di medaglie d'oro se non la somma di una lista che contiene i numeri di medaglie d'oro? Che è quella di prima, l'avevamo calcolata come comprehension, adesso magari la scrivo sotto, med di 0, or med in medaglie. E il totale delle medaglie argento med di 1 e il totale delle medaglie di bronzo sarà med di 0. 2, scusate. Cosa sono questi tot? Sono degli interi, sono dei semplici numeri, perché sono la somma, sum, 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 dei valori di una lista.
Scusate, ho dimenticato le parentesi quadre. In realtà senza parentesi quadre lui mi crea una comprehension di tipo tupla e non cambia niente il risultato, però per coerenza usiamo le liste. Quindi, cosa ho fatto? Ho fatto la somma dei valori di una lista. Quale lista? Una lista che mi sono creato al volo, sul momento, mettendoci dentro i dati che mi servono, andando a estrarre, iterando sulla matrice più grande e estraendo il dato che mi serve da ogni riga. E poi posso dire, posso vedere anche quanti sono, cioè medaglie totali erogate. Medaglie totali sono totale oro, totale argento, totale bronzo. E vediamo se abbiamo calcolato il totale decentemente. 5, 5, 5. Cosa dice lui? 1 più 3 più 1, 3 più 1 più 1, 1 più 1 più 1 più 1 più 1, fa sempre 5. Come al solito io sono sospettoso, ci metto un valore diverso qua e vediamo se cambiano. 5, 5, 11. Sì, ok. Direi che non ho rischiato di, sai, perché magari uno ha scritto tre volte totale oro, totale oro, totale oro, e... oppure si è dimenticato di fare 0, 1, 2 e ti vengono dei numeri, da quando vengono un numero uguale c'è sempre un po' di sospetto che hai dimenticato qualcosa. Ok, dimmi. Allora, sì, infatti stavo giusto pensando a come porre questa domanda che tu mi dici, ciò che manca è la classifica. Cioè io ti so dire chi ha vinto la prima medaglia, chi ha vinto più medaglie d'oro, oppure chi ha vinto più medaglie in tutto. E il secondo, e il terzo, e il quarto? Allora, io ho due modi di farlo. Un modo è cercare di andare avanti così, nel senso che io qua facciamo la classifica per il numero di massimo di medaglie d'oro, ok? O totali, cosa volete, è uguale, tanto bisogna mettere metti zero o la somma, quindi facciamo le medaglie totali, ok? Poi lui voleva fare il fine, dice a parità di medaglie totali andiamo a vedere le medaglie d'oro, cominciamo a fare il facile e poi facciamo il... Allora, quindi stampiamo la classifica. Il medagliere, no? In base al numero totale di medaglie. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è se il dato che mi serve, sulla base del quale costruire la classifica è effettivamente il numero totale di medaglie, fammi costruire una lista che contenga quel dato lì e basta, e nient'altro. No? Ce l'abbiamo già. Medaglie totali. Lo sto ricopiando, in realtà ce l'avrei già da sopra, ma così almeno abbiamo vicino al codice che ci serve. Medaglie totali, è fatta così, contiene, ah perché viene 9? Ah 9, perché c'era quel 6 sopra che ho, avevo messo, non l'avevo ripristinato. Eh? Allora da qua vediamo che il numero massimo di medaglie sarà, il primo dovrà essere questo, il secondo dovrà essere questo, il terzo sarà il 2 e poi ci sono un po' di 1, diciamo pari merito. Che se io voglio posso mettere in ordine, no? Basta fare un sort di medaglie totali in ordine inverso, scusate non sort, medaglie totali.sort,
in ordine inverso, reverse uguale true, e li ho i punteggi, ma non ho più le nazioni. Perché io so che la nazione che ha preso più punti, più medaglie, ha preso 5 medaglie, ma quale sia questa nazione, ho rimescolato la lista medaglie totali indipendentemente dalla lista dei nomi delle nazioni, quindi non sono più vettori, liste parallele in cui l'indice I, no? L'indice 0, 1, 2, 3 rappresenta la stessa informazione. Medaglie totale di 0 rappresenta il numero di medaglie totali della nazione che ha preso più medaglie. Nazioni di 0 rappresenta il Canada. Quindi questa operazione di sort qua è un po' distruttiva. Allora, magari poi ci pensiamo, proviamo a farlo senza questo sort. Cosa posso fare se ho le medaglie totali? Ma posso, l'abbiamo appena fatto, posso trovare qual è la nazione, l'abbiamo appena fatto sopra. Così. Calcolo il valore massimo e vedo quale nazione ha quel valore massimo. E quindi stampo il capolista. Questa sarà la nazione principale. Poi ripeto. Poi cancello quella, sia dalle nazioni, sia dalle medaglie, e se ho cancellato quell'elemento, rifarò il massimo tra quelli che restano. No? Poi lo stampo, poi cancello ciò che ho stampato, e ogni volta ne trovo uno che è il massimo di quelli che rimangono, lo stampo e lo cancello. Quindi l'elenco delle medaglie ce l'ho, calcolo il valore massimo e posso stampare ovviamente una nazione, nazioni di posizione del massimo, e poi ci stampo a fianco il valore massimo. No, questo stampa il primo, Russia 5. Dove ho usato il parallelismo tra le due, perché ho usato postmax come indice dentro nazione, ma postmax era un indice che avevo estratto dalle medaglie, e qui ho usato il fatto che gli indici vanno avanti di pari passo. Adesso dovrei ripetere, dovrei cancellare questo elemento in posizione, non so quale sia la posizione max perché non l'abbiamo mai stampata, ma quella Russia sarà in posizione 0, 1, 2, 3, 4, 5, devo cancellare questa riga, beh, non dalle medaglie ma dalla somma delle medaglie, e anche dalle nazioni. Quindi io posso fare un'operazione che è di cancellazione di... forse non l'avevo mai visto questo metodo, questa istruzione delete, ma se no usiamo un metodo che conosciamo già, il pop, no? Medaglie totali punto pop dell'indice posizione dove si trova il massimo, e anche da nazioni pop della stessa posizione dove si trova il massimo. E allora, se io ho tolto questi due elementi e ripeto l'operazione di calcolo del massimo, mi troverò un massimo diverso, perché lavora su delle medaglie totali da cui ho tolto un pezzo. E mi troverò in una posizione diversa in cui, che corrisponderà a uno stato diverso. Vediamo un attimo. Russia 5, Canada 3. Quindi basta che io ripeta questo codice più volte, trova il massimo, trova la posizione, stampa la nazione, stampa il valore, poi cancellali e ripeti, finché ci sono ancora nazioni da stampare. No, qui ho fatto copia e incolla due volte, ma in realtà ovviamente poi dopo che ho stampato la seconda dovrò stampare la terza ripetendo sempre le stesse cose. Quindi vuol dire che questo blocco qua
è candidato a essere dentro un bel ciclo while finché c'è roba dentro medaglie tot. E quindi questo qua non lo ripetiamo due volte a mano, ma ricordiamoci che scrivere while medaglie tot è la stessa cosa che scrivere while lunghezza di medaglie tot maggiore di 0, cioè finché non è vuota. Allora io parto da una lista che contiene roba e ad ogni giro tolgo qualcosa. Quindi questa lista via via si accorcia e prima o poi arriverà alla lista vuota. Cioè non è un ciclo infinito questo. E mi stampa la classifica. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Sì, li ha stampati tutti. Ok? Dimmi. Sì, allora, quello che dici tu è, nella stampa del massimo, se ho dei pari merito, degli ex aequo, mi trova solamente il primo. Sì, questo per come l'abbiamo implementato, abbiamo una sola posizione del massimo, che è la posizione del primo che ho incontrato, sia calcolandolo col ciclo while, sia calcolandolo invece con l'index. Se volessi stamparli tutti quelli a pari merito, dovrei prima calcolarmi il valore del massimo e poi fare un ciclo for in cui mi chiedo tutti quelli che hanno quel massimo, stampameli. Oppure fare una piccola comprehension in cui mi dice quali sono quelli che hanno quel valore massimo? No? Possiamo provare a farlo qua. Qual era quello che veniva a pari merito? Il totale, vero? Veniva di più. Perché dice, per la nazione posizione massima, ma non è detto che ci sia solo quella nazione. Io potrei calcolare le nazioni che hanno il massimo del totale come tutte le nazioni nazione for nazione in nazioni if no, non mi piace, devo fare. Ok, devo prendere, fatemelo fare sotto, dove avevamo le medaglie totali, devo trovarmi tutti gli indici, tutte le nazioni, il cui numero di medaglie totali è uguale al massimo. Quindi devo controllare se if medaglie uguale valore massimo. Questa è un po' l'idea. Quindi devo prendere dalla lista medaglie tot quelle che hanno il valore uguale al massimo. Solo che così facendo mi dà un'informazione che non mi serve a nulla, perché mi dà, se il massimo fosse 5, mi darà, e 3 nazioni hanno 5, mi darà una lista che contiene 5, 5, 5. A me non interessa il valore dei massimi a pari merito, quello già lo so. A me interessa sapere le posizioni, o meglio ancora i nomi delle nazioni. Ve lo faccio vedere. Allora, ciò che ho calcolato qua è questo. E non è 5 allora. Perché medaglie tot, allora non ha dei duplicati massimi?
mettiamogliele, dai, facciamoglielo venire. 5 al massimo, allora li mettiamo ancora altre 2, 2 qua, li mettiamo una 3, un 5 e un 1 e un 1 qua, dai, così abbiamo 3 nazioni che, allora, il massimo totale sono 5 per nazione Canada, perché in questo caso è la prima. Questo l'avevamo stampato prima, ma io le voglio vedere tutte, non solo il Canada, perché so che ce ne sono 3. Allora, io ciò che ho provato a fare è di costruire una lista, dove siamo? Ma sì, è qua, massimi a pari merito. Una lista che va a prendere le medaglie di chi ha, di quegli stati che hanno esattamente il numero massimo di medaglie. E ne ho trovati 3. Solo che in quella lista ho messo il valore, che ovviamente è uguale a 5, che è uguale al valore massimo. A me servirebbe di più mettere in questa lista l'indice, non il valore. Allora, proviamo a modificare un po' questa comprehension. Se io ci voglio mettere un indice, quindi chiamiamolo indice, indici, nazioni, massimo, totale, ci devo mettere i. L'indice i dentro a questa lista. L'indice i di che cosa? Cos'è i? E beh, i dovrà in qualche modo iterare sulla lunghezza, su tutti gli indici delle medaglie totali. Quindi anziché avere un for che itera dentro la comprehension, ma sempre un for è, che itera sui valori della medaglie totali 5, 3, 2, 1, 0, avrò un comprehension che itera sugli indici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi prenderò quegli indici per cui medaglie tot di I sia uguale al valore massimo. Quindi dico, senti, prendi range di len di medaglie da 0 a 7. Prendi 0, vai a vedere se medaglie tot di 0 è uguale al massimo. Il Canada è il massimo? Se sì, mettimi nella comprehension 0, che è l'indice del Canada. Poi indice 1, cos'era? L'Italia. Medaglie totali di 1 è uguale al massimo? No. E allora vuol dire che questo elemento non me lo metterai nella comprehension. Quindi se io stampo questo, dovrei vedere sempre 3 elementi, ma questa volta questi 3 elementi non sono più il valore del massimo ripetuto 3 volte, ma gli indici all'interno delle posizioni all'interno delle quali si trova quel valore lì. Poi a me serviva l'indice? No, a me serviva il nome. Vabbè, allora facciamo un altro piccolo, l'ultimo passettino, modificando questa comprehension qua, prendendo i nomi. Ma se ho l'indice, prendere il nome ce l'ho. Basta andare a leggere dentro la lista nazioni in quella posizione lì. E quindi finalmente print nomi, nazioni, max totale. Mi stamperà, adesso questo è una stampa brutto come lista, ma per capire che, per vedere che l'ho calcolato. Ok? Qui l'ho scritto, allora, quelle prime erano prove chiaramente, l'unica istruzione che conta è questa, che è equivalente a dire facciamo un ciclo for e andiamo a confrontare ogni volta, per ogni valore di I, andiamo a confrontare medaglie totali di I col valore massimo, se il valore è giusto stampo quella nazione. Potrei benissimo farlo con un ciclo for, anziché con una comprehension. Sto usando questa sintassi tanto per abituarci a usare anche queste, ma è la stessa cosa. Un po' contorta, per carità, perché io sto iterando non su una lista, ma su un range che mi sono creato della dimensione giusta, perché mi servono degli indici che vado a pescare un pochino dentro la lista medaglie totali per fare il confronto e un pochino dentro la lista nazioni per calcolare il valore che mi serve. Vabbè, alla fine ho vinto io, no?
scritto in modo tradizionale avrei scritto for i in range len medaglie totali if medaglie totali di uguale valore massimo print nazione di. La logica è esattamente la stessa. E magari anche i valori sono gli stessi. Ok? Quindi è chiaro che tutte le volte che si parla di un massimo, uno per istinto deve sempre chiedersi, ma se il massimo non è univoco? Ti basta che ti dia il primo o uno qualunque o li vuoi tutti? Chiaro che il lavoro da fare è diverso. Se ti basta il primo, io me l'ho cavata con un index, finita lì. Se ti servono tutti, dovrò metterci un ciclo per estrarli questi tutti. Questo ciclo lo posso mettere dentro una comprehension o dentro un ciclo for, ma alla fine lo devo fare. Non c'è santo. Quindi questi qua, come dicevamo, erano i passaggi intermedi che commentiamo per ricordarci che l'unico passaggio utile è questo. Quello finale, insomma, però l'abbiamo costruito per gradi. Ok? Allora, mi era parso invece che sulla parte di ordinamento ci fosse un'altra domanda da queste parti qui? C'era qualcuno? Forse sei tu? No? Ok, allora questa parte qui in cui vi ho detto abbiamo stampato la classifica ci sembra funzionare, no? Adesso c'è qualcosina da mettere a posto perché noi stiamo distruggendo nazioni. Perché ad ogni iterazione stiamo cancellando un elemento da nazioni. È vero che stiamo cancellando anche un elemento da medaglie totali, ma medaglie totali ce lo siamo appena calcolati qua. Quindi me lo calcolo, lo uso e alla fine, però nazioni sarebbe meglio non toccarlo, ecco poverino, visto che serve, Dobbiamo lavorare su una copia infatti, quindi possiamo chiamare un copia nazioni uguale list di nazioni e qua lavorare non su nazioni ma su copia nazioni. In modo che la lista nazioni non... se ci servirà ancora per fare altre parti del programma. Già che ci siamo, che affrontiamo questo argomento, riusciamo a semplificarci la vita rispetto a questo? Allora, noi abbiamo, vogliamo ordinare dei dati, ma i dati non sono singoli, non sono una lista di numeri o una lista di stringhe. Sono messi insieme liste e stringhe. E sort però lavora solo su una lista. Il metodo sort lavora su una lista sola. Cosa fa il metodo sort? Va a prendere gli elementi di quella lista e li confronta due a due per poi rimetterli in ordine. Quindi il metodo sort, se la mia lista contiene i numeri 3, 7 e 2, confronterà magari se 3 è maggiore di 7, si chiede è vero o falso. No? E sulla base di quello, col suo algoritmo interno di ordinamento, mi darà un certo risultato. Quindi il metodo sort funziona sulla base dell'operatore maggiore o minore. E fin qua. Cosa succede se io provassi a fare maggiore o minore tra due numeri? Lo sappiamo. Tra due stringhe lo sappiamo.
tra due liste? Lo posso fare. Cioè posso fare la lista 1, 2 e chiedermi se è minore della lista 3, 4? Allora lui non si arrabbia e mi dice true. Cioè gli operatori di confronto, minore uguale maggiore, funzionano anche sulle liste. E come funzionano? Da sinistra a destra. Confronto i primi due elementi. Se il primo elemento della prima lista è minore del primo elemento della seconda lista, allora considero la prima lista come minore della seconda. Infatti se io anziché 3 avessi 0, mi direbbe che è falso. Perché? Perché fa il, prima di tutto il confronto tra l'1 e lo 0. Se questo confronto è minore o è maggiore, mi dà il risultato vero o falso. Solo se i due numeri fossero uguali, quindi confrontarsi l'1, 1, 2 con 1, 4, mi dirà che è minore perché gli 1 sono uguali, ma allora a questo punto, poiché i primi elementi sono uguali, vado a vedere i secondi elementi. 1, 2 è maggiore di 1, 4, ma 1, 2 non è maggiore di 1, 1, ad esempio. E va bene. Quindi, noi possiamo confrontare tra loro delle liste. Il confronto tra liste avviene elemento per elemento, partendo da sinistra. Si confrontano i primi elementi, se sono diversi, allora vincerà uno, vincerà l'altro. Se sono uguali, e solo se sono uguali, andremo a confrontare i secondi elementi. E così via fino alla fine delle liste. Se per caso una delle due liste finisce prima dell'altra, è minore, è considerata minore. Che è lo stesso identico algoritmo del confronto tra stringhe. Vado a vedere le prime lettere, se le prime lettere sono uguali vado a vedere le due, e le seconde, eccetera, eccetera. Perché alla fine sono tutti contenitori, l'algoritmo è quello. Perché ci interessa? Ma perché a questo punto se io prendo queste due liste e le metto in un'altra lista, fatemela chiamare L, no perché si confonde con l'1, chiamo P, non so perché ma è venuta una lettera. Cioè io faccio una lista che contiene due liste, no? Una tabellina quadrata, questa è 2x2 quadrata. Contiene 1, 2, 1, 1. Io su questa lista posso fare sort. E se faccio sort, in questo caso mi mette la 1, 1 prima della 1, 2, mentre l'avevo inserita al contrario, perché? Ma perché 1, 1, in base al criterio che abbiamo appena visto, è minore. Okay? Ma non è stato scemo che mi ha scambiato solo l'1 con l'1, cioè ha scambiato l'intera lista. Una lista di liste, se sottoposta all'operazione di sort, scambia tra di loro gli elementi della lista. Se questi elementi della lista a loro volta sono liste, vabbè, scambierà tra di loro le liste corrispondenti, non è che va a spendere singoli valori dentro queste liste, no, cambia direttamente le liste. Ma allora questo mi dà un'idea. Se io facessi una lista di liste, in cui le liste piccole sono fatte così. Una coppia che contiene un numero, che è il valore sulla base del quale voglio fare il riferimento, e una stringa, che è il nome dello stato che corrisponde a. Questi li so costruire, no? Ho la tabella nazioni, ho la tabella totale, medaglie totali, come si chiamava, costruisco coppie di questi elementi qua. E questi li metto in una tabella più grande, in una lista più grande, che li contiene tutti. E poi farò il sort di questa. E ho vinto. Ci siamo? È chiara l'idea? Capisco se è un sì o un no dalle facce. Immaginiamo
che appunto io costruisca questa lista qua, non so se sono i numeri giusti, ma che chiamo punti. Ok? Questa lista punti cos'è? È una tabella di, in questo caso, due righe e due colonne. È una tabella un po' strana perché non contiene numeri, contiene un po' numeri e un po' stringhe. La prima colonna sono numeri e la seconda colonna sono stringhe. A questo punto, se io applico il metodo sort a questa lista punti, come funzionerà il metodo sort? Riordinerà tutti gli elementi di questa lista punti, quindi riordinerà le varie righe, scambia tra di loro le righe, ma il contenuto delle righe non cambia, sulla base di un criterio per cui il primo elemento dovrà essere minore o uguale al secondo. Guardate, il primo elemento di una riga dovrà essere minore o uguale del primo elemento della riga successiva. Poiché noi le vogliamo ordinare in ordine decrescente, facessimo punti, punto, sort, reverse, uguale true, vedete che me la modifica mettendo per primo la riga, ma la riga è fatta di numero e stringa, sono insieme, non li abbiamo più separati. Anziché avere due liste indipendenti che trattiamo in modo parallelo, abbiamo sposato i due valori in un'unica lista. E che quindi quando si spostano insieme. Allora, la funzione sort userà prevalentemente il primo campo, la prima colonna, e li mette in ordine. Ma poi a me non mi frega niente, perché quello che mi interessa è stampare la seconda colonna. Cioè, non è che non mi frega niente. Chiaro che devo metterli così, col numero prima e la nazione dopo, perché se scrivessi la nazione prima e il numero dopo, il sort me li ordina, sì, ma me li ordina in ordine alfabetico per nazione. Quindi sta a me, a seconda di chi metto nella prima colonna, dire qual è il criterio principale di ordinamento. E la seconda colonna sarà il criterio secondario di ordinamento. Quindi lui che voleva anche ordinare per medaglie d'oro, posso mettere nella prima colonna il totale, nella seconda l'oro, nella terza l'argento, nella quarta il bronzo, nella quinta il nome. E tutto questa logica, a pari merito, se a parità di questo vado a vedere l'altro, viene gestito automaticamente dall'algoritmo di confronto di liste che mi dà Python e che è implementato dentro, che è usato dal metodo sort. In pratica cosa stai dicendo? Sto dicendo, oh, questo già funzionava, eh? Non vergogniamoci, l'abbiamo già fatto funzionare. Adesso abbiamo pensato un altro modo di crearci una lista di punti e nazioni che sia una lista che vada a comprendere delle, abbiamo detto, delle coppie di una nazione e suo un punteggio e suo nome. Quindi dovremmo prendere qualcosa del tipo medaglie totali di 0, virgola, nazioni di 0. Provo a scriverla così a mano, e poi la automatizziamo in un ciclo. Virgola, medaglie totali di 1, nazioni di 1. Ho questo medaglie totale, ricordiamoci che l'ho appena distrutto nel ciclo while e quindi me lo ricalcolo. Medaglie totali di 2, nazioni di 2. Devo costruire una lista così. Una lista di liste, in cui la prima colonna di fatto è la chiave di ordinamento, la seconda è un valore che ci porta appresso. Ovviamente non mi metto a scriverlo così a mano perché non so quante sono le nazioni in generale, metterò un piccolo ciclo for, sarà un punti nazioni uguale vuoto, for i in range di len di nazioni, punti e nazioni, append
di una lista che contiene medaglie tot di i, virgola, virgola, nazioni di i. Generalizzo questo esempio qua, che ho cominciato a scrivere a mano, in un ciclo for, e vediamo un attimo cosa mi dà. Così, no? Questo, come è ordinato? È ordinato per indice. Compaiono per prime le nazioni e i punteggi che erano per primi nella mia tabella, la prima che ho stampato. Però una volta che ho questa, fare un sort, reverse, uguale true, mi darà gli stessi dati, ma ordinati, come vediamo, in modo decrescente. In questo caso, a parità di valore, va a prendere l'ordine alfabetico delle nazioni, perché è la seconda colonna che si trova. E ovviamente anche questo piccolo ciclo for che abbiamo scritto prima, per chi è amante delle comprehension, si può anche scrivere come comprehension, perché sto creando una nuova lista in cui ci metto dentro, uguale, se andate a vedere la slide sulle comprehension, ti dice guarda, tu prendi questo pezzo dal ciclo for, questo pezzo da qua, e hai fatto. Semplicemente lasciamo sottintesa l'inizializzazione, l'append e tutto il resto. L'argomento dell'append diventa il primo pezzo della comprehension, che in questo caso è una lista, e il ciclo for lo ripeto qua tale quale. Quindi in realtà se commentassi questo troverei esattamente la stessa cosa. Ma è uguale, eh? Scrivete quello che preferite. Addirittura anche medaglie tot di i potrebbe non servirmi, basterebbe prendere sum di medaglie di i, in questo caso, perché mi posso calcolare al volo il numero anziché prenderlo già da una lista fatta, ma sono dettagli. Ok? Quindi, quando vogliamo fare operazioni, torniamo al nostro disegno, operazioni sulle righe sono facili. Qual è il numero di medaglie totali? È semplicemente la somma di un elenco di righe. Qual è il numero totale di medaglie d'oro? Fare la somma sulle colonne vuol dire andare a prendere i singoli valori. Li posso prendere con un ciclo for o con una comprehension che mi dà quei valori e poi dopo ci faccio la somma. O il massimo o il minimo. Fare un ordinamento è un pochino più complicato proprio perché devo tener conto, devo portarmi dietro, il dato non è singolo ma è una combinazione di dati diversi, quindi mi devo costruire un'opportuna struttura dati che contenga i dati così come mi servono e poi li si possa sottoporre all'ordinamento. No? Altre cose che si possono, che possono capitare, ad esempio qua quando parlavamo questa slide, l'esercizio che abbiamo fatto in qualche modo riassume, noi ci siamo sbizzarriti di più, ma il problema di fare la somma di colonne o somma di righe. No? Somma di righe qui è stato fatto con una somma di nuovo a mano, accumulando i valori a mano, ma sappiamo che semplicemente basta fare un sum della lista che contiene i valori di riga.
Un'altra cosa che ci si può trovare, e quando si deve fare questo invece ci si deprime abbastanza, in questo caso avevamo una tabella i cui valori, vabbè, rappresentavano cose diverse, no? Ori rispetto a argenti, eccetera, eccetera. Però a volte le tabelle le usiamo per rappresentare dei dati realmente bidimensionali. Immaginate che una tabella contenga la mappa di quest'aula, righe, colonne, dei banchi, e ciascuna casella contenga o il nome di qualcuno di chi è seduto, oppure, che so, il valore none o il valore zero per indicare che non c'è nessuno, o la stringa vuota per indicare che non c'è nessuno su quel posto. Allora io potrei chiedermi quante e quali sono le persone che sono circondate da compagni. Cioè che hanno un compagno sia a loro sinistra che a loro destra, che davanti che dietro, che eventualmente nelle due direzioni diagonali. O viceversa, quali sono le persone isolate, che non hanno nessuno intorno. Insomma, cioè, quando una tabella descrive di fatto una situazione bidimensionale spaziale, nel senso di spazio, dell'occupazione dello spazio, ha senso chiederci, data una casella, quali sono le caselle vicine. E poi vedere, contarle, sommarle, confrontare una casella con quelle vicine. Allora, come faccio, data una casella, a trovare le caselle vicine? Beh, se ho l'indice è facile, se ho la coppia di indici riga colonna ij, pardon, riga i colonna j, è facile perché l'elemento che sta alla mia sinistra avrà lo stesso indice di riga e l'indice di colonna decrementato di 1. L'elemento che sta alla mia destra avrà lo stesso indice di riga i e l'indice di colonna incrementato di 1. Quelli che stanno sopra e sotto invece avranno lo stesso indice di colonna, ma indici di riga rispettivamente decrementati o incrementati di 1. Gli elementi che stanno sulle diagonali avranno modificati entrambi gli indici di riga e di colonne di un'unità in più o in meno a seconda della direzione in cui sto andando. Meno meno, meno più meno. Quindi, dato un elemento, posso capire quali sono i suoi vicini, posso decidere se il concetto di vicini include solamente i quattro nelle direzioni cardinali, avanti, sinistra, destra, alto, basso, oppure se comprende invece otto vicini che sono nelle direzioni cardinali e nelle direzioni diagonali. Questo me lo devono dire, se dici tu hai dei vicini intorno, dici, ma in che senso intorno? No? Contano le diagonali oppure no? E questo è da decidere. Quindi io posso avere 4 vicini oppure 8 vicini per ogni casella. Con un'eccezione che sono le persone sedute, o meglio le caselle, che si trovano all'estremità della tabella. Lui che è in prima fila non ha una sedia davanti. Per cui non posso chiedermi se qua davanti ha o non ha un vicino. Lei che è seduta sul bordo sinistro, da come guardo io, non ha una persona ancora alla sua sinistra. Quindi in questo caso lui ha 5 vicini potenziali, non 8. Sinistra, destra, i 3 dietro, ma non i 3 davanti. Lui che è seduto nel primo posto della prima riga ha 3 vicini potenziali, anziché 8. Mancano tutti quelli alla sua destra e tutti quelli davanti. Ok? E così via. Allora vuol dire che quando io dovessi contare quanti vicini hai o dirmi se sei circondato dai vicini, io devo considerare solo le posizioni che esistono. E quindi è vero che il vicino di sinistra è ij-1, ma solo se j è maggiore di 0.
perché se j è uguale a 0 non la devo considerare quella posizione. È vero che il vicino di destra sarà i j più 1, ma solo se j è minore della lunghezza meno 1. La lunghezza di che cosa? Del numero di colonne. Perché se fosse già uguale al numero di colonne, fosse già uguale, non minore, del numero di colonne meno 1, sommando 1 arriverei fuori dalla matrice. Quindi la parte noiosa non è tanto fare la somma o il confronto di questi 8 elementi, è che ciascuno di questi sta davanti a un if che dice se questo elemento c'è lo conto. E questa è un'operazione di confronto tra indici, che è molto noiosa da fare. Tra l'altro, se noi sconfiniamo a destra o in basso, cioè se cerchiamo di accedere a una posizione della matrice, il 15 è troppo grande, ce ne accorgiamo subito perché Python ci dà un errore e mi blocca il programma. Index out of range. Okay? Ma se per caso sconfinassimo a sinistra o in alto, e quindi usando come indice un valore meno 1, cioè sono nella colonna 0, decremento di 1, vado alla colonna meno 1. Chiaramente la colonna meno 1 non esiste. Ma, dico io, purtroppo, in Python gli indici negativi si possono usare per indicizzare una lista, perché un indice negativo parte dal fondo, meno 1, meno 2, meno 3, meno 1 è l'ultimo elemento. Quindi praticamente è come se andassi a prendere, no? Per prendere la persona alla sua destra non c'è, ma in realtà sto prendendo lui, che è l'ultimo della stessa riga, che normalmente non è ciò che vogliamo. Allora, io preferirei, sono contento se Python mi dà un errore quando cerco di accedere a un elemento che non esiste. Se sforo a sinistra, purtroppo sto facendo un errore, perché sto prendendo un elemento che non c'entra nulla, non è sicuramente suo vicino, quello che è stato dall'altra parte dell'aula, ma non me ne accorgo perché non mi dà un errore. Quindi devo accorgermene io e non mi blocca, perché gli indici negativi si possono usare, ma hanno un significato che in questo momento non mi serve. Quindi il fatto di indici negativi in Python è un'arma a doppio taglio, nel senso che a volte può essere comoda, ma a volte può invece farti prendere il dato sbagliato. Questo problema purtroppo capita tutte le volte che uno deve lavorare, che ne so, fare degli esercizi su una scacchiera, no? Dei giochi di scacchi, dama, eccetera, eccetera. Tutte le volte che devo lavorare, che ne so, con una mappa di temperature, una mappa di altezze, eccetera, eccetera. E adesso ve lo accenno, no? come problema, poi diciamo, nella settimana prossima ci saranno già degli esercizi dove si lavora su questo e vedremo poi qualche esempio in più nella settimana prossima. Ecco, l'ultima cosa che voglio dirvi prima dell'intervallo, ma in realtà non aggiunge nulla, è che tutto ciò che sapevamo sull'interazione tra tabelle e liste continua, scusate, tra funzioni e liste continua a valere tra funzioni e tabelle, perché tabelle alla fine sono liste. Quindi mentre quando passavo una lista a una funzione abbiamo visto che si crea un alias, devo fare attenzione dentro la funzione, posso modificarlo, non posso modificarlo, non devo perdere l'alias, eccetera, le stesse cose identiche varrebbero se io passassi una tabella a una funzione anziché una lista. Sulla lista, quando una funzione riceve una lista, potrebbe, anzi quasi sempre, ha bisogno di sapere quanti elementi ha quella lista per fare i cicli, per fare stampe, eccetera. E in quel caso è facile perché basta calcolare la len della lista e ti dice quanti elementi ci sono. Nel caso in cui io passi una tabella a una lista, a una funzione, la funzione cosa avrà bisogno di sapere? Avrà bisogno di sapere il numero di righe e il numero di colonne. Allora, questa slide ci dice, sì, è facile, perché il numero di righe altro non è che la lunghezza della lista, ricordiamoci, lista di liste, 8 erano le nazioni, la lunghezza della lista medaglie era 8, mentre il numero di colonne come lo posso scoprire? Beh, basta che io vada a prendere una qualunque riga, ad esempio la prima, e vado a vedere quanto è lunga quella riga. Se chi ha costruito questa tabella non ha fatto cose
strane in cui le righe abbiano lunghezze diverse, ma abbiano tutte la stessa lunghezza, il numero di righe è la lunghezza della tabella e il numero di colonne è la lunghezza, cioè il numero di elementi presenti nella prima riga della tabella stessa. Quindi il numero di righe e il numero di colonne si possono dedurre facilmente dalla lista che mi hanno già passato come parametro. E non è necessario, come si farebbe in altri linguaggi, invece passare la tabella, virgola numero di righe, virgola numero di colonne. In Python non serve perché basta andare a interrogare la tabella stessa che lo sa quanto è grossa. No? E con len ci dice esattamente quanto è grande. E quindi poi dentro possiamo, se vogliamo iterare sui vari elementi, useremo dei costrutti di questo genere. Per tutte le righe che vanno da 0 alla lunghezza della tabella e le colonne che vanno da 0 al numero di colonne, quindi la lunghezza di values di 0, cioè della prima riga. Quindi quando troverete, o scriveremo delle funzioni, no, che lavorano su delle liste, cioè delle liste di liste, quindi su delle tabelle, sarà molto spesso una cosa di questo genere. Qua lo leggiamo come un numero di righe, questo barra 0 lo leggiamo come un numero di colonne, perché è il numero di elementi della prima riga. È uno schema che si ripete abbastanza frequentemente. E come vedete la funzione riceve solo la tabella e non riceve dei parametri ulteriori che gli dicano numero di righe e numero di colonne. Poi questo return è allineato male, quindi devo correggere la slide, perché messo qua mi dà un errore di sintassi. Ok? Allora, io qua mi fermerei perché è giunto il momento del intervallo e del cambio di argomento. Quindi ci vediamo tra un quarto d'ora.